avete crediti o account con FIFA Points? GoFIFA Coins. Link e codice coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Putti. Io sono Geoffy Spot dello staff di NMF e benvenuti nella player Revit Schweinsteiger nella sua versione Man of the Match con 85 di rating. Prima di iniziare questa review vi chiedo di lasciare almeno 70 like o mi piace per questa carta e per questa review, e vi invito a commentare qui sotto con dei giocatori che vorreste vedere nelle nostre prossime player review. Schweinsteiger come primo contro, vi dico subito: velocità 53-51, accelerazione 54, velocità scatto. Se prendete lui e cercate di acchiappare, diciamo tra virgolette, un giocatore avversario, non ci riuscirà perché è veramente, veramente lento. Come pro però abbiamo il tiro: 81-85 posizionamento, 74 finalizzazione, 87 potenza tiro, 85 long shot, 87 tiro rapido, 88 rigori, workers auto alto, piede preferito destro e 3 stelle piede debole. Le 3 stelle non sono né un pro né un contro, però per me il workers è un contro perché, essendo lento, non riesce a recuperare bene la sua posizione se si spinge troppo in attacco o troppo in difesa. Devo dire, dalla distanza un tiro interessante, è una potenza di tiro molto molto buona. Come altro pro i passaggi: 86, 88 visione, 80 cross, 87 corti, 87 lunghi, 84 effetto, 80 calci piazzati. Sui passaggi sono molto molto precisi, utili soprattutto per far scaturire anche a volte un'azione di contropiede. Colpo di testa secondo me alto pro: 83, 84 elevazione, 83 precisione di testa e 183 centimetri. Molto interessante il suo colpo di testa perché riesce anche a sovrastare di testa giocatori del calibro di Kane, Lukaku e simili. Altro pro il recupero: è un giocatore che recupera secondo me parecchi palloni. Difesa 80, 89 intercettazioni, 72 marcatura, 78 contrasto, 80 scivolata. Intercettazioni per me altro pro. È un giocatore che, come già detto, recupera, nel senso va sui giocatori a recuperare i palloni e con le sue intercettazioni riesce ad intercettare le linee di passaggio. Altro contro, la resistenza. Fa parte del fisico: 78, 64 resistenza, 81 forza, 84 aggressività. Forza e aggressività sono discreti come valori. Resistenza davvero pessima, è uno dei giocatori che più si stanca in campo. Dribbling 80, 71 agilità, 67 equilibrio, 90 riflessi, 86 controllo palla, 78 dribbling e 3 stelle skill. Le 3 stelle skill per me non sono un contro, ragazzi, non è un dribblatore chissà che, ha un discreto controllo palla, un discreto equilibrio e agilità. Come alternativa vi dico Gomez tra le leggende Keane, nella nazione Khedira, nella Lega Herrera dello stesso livello Casemiro. La versione base è un 83 di rating, il downgrade è un 82 di rating, versioni che non ho provato. Liste d'intesa che vi consiglio di applicarli sono Ombre più 3 velocità e difesa e Sentinella più 3 difesa e fisico. Secondo me la velocità assolutamente, ma se non vi interessa un giocatore più veloce allora andrete ad aumentare sicuramente la sua difesa e la sua forza fisica se lo utilizzate come CC. Questa carta costa all'incirca 36.000 crediti, l'83 2.000 crediti, prezzi per PS4, ed è un prezzo secondo me molto molto buono, infatti per me è un pro e vi consiglio di provarlo perché non costa tantissimo e rende bene. Dunque ragazzi, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 8 pieno. Se non vi interessa la velocità, se non vi interessa la resistenza, sicuramente vi troverete bene con questo giocatore, ma se siete player che puntano molto sulla velocità, sicuramente vi darà un po' fastidio la lentezza di Bastian. Dunque, vi chiedo di lasciare un bel mi piace a questo video, qui Geoffy Spot vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!